Siamo qui con Marco Calvaresi, leader del Nuovo Polo. I dati la danno all'11%. È soddisfatto o deluso? No, sono molto soddisfatto, anche perché il dato a livello nazionale è uno dei più alti, mi dicono il più alto in Italia, quindi significa che abbiamo lavorato bene e che nonostante la grande frammentazione del voto e la partecipazione di tante liste come candidato sindaco abbiamo fatto un buon risultato. Forse magari però un 15% era il risultato che in molti auspicavano. Ma noi avevamo una forchetta fra il 13 e il 15% fra le liste che ci sostenevano. Bisognava vedere che cosa è mancato e poi soprattutto vedere se il valore aggiunto che mi era stato in qualche modo dato è stato portato a casa. Cioè, vorrei in qualche modo capire se si poteva fare di più oppure magari questo è già un risultato grande. Gaspari sta staccando di oltre 15 punti il rivale Gabriele. A questo punto un'alleanza con il terzo polo diventerebbe anche inutile. Lei come la vede? Ma noi del terzo polo, come abbiamo sempre detto, non è che ci interessasse fare a stampella a qualche coalizione in particolare. Noi abbiamo sposato un progetto nuovo politico che in qualche modo vuole portare la politica, quella vera, a servizio dei cittadini. Se fossi in Gaspari non cercherei accordo con nessuno. Lei invece con Gabrielli non pensa che si possa ricucire il rapporto? No, io penso che con Gabrielli, al di là della dialettica politica, c'è un buon rapporto e quindi... Dico, elettoralmente? Elettoralmente non lo so, anche perché io faccio parte di una coalizione che sono 5 liste dove dobbiamo condividere un progetto politico e quindi mi metto a disposizione della mia coalizione e soprattutto voglio capire quale sia il miglior progetto per la città mia, per la città di San Benedetto del Tronto. Stiamo leggendo i dati, l'UDC si conferma al 5%, mentre è molto deludente, va detto, il risultato di Future Libertà, dei Finiani, che sono fermi all'1,5. Se lo aspettava? Sì, anche perché la forchetta di Future Libertà era 1,5-2%. Gli amici di Future Libertà hanno sposato un percorso che inizia adesso e in qualche modo cerca di essere decisivo fra qualche anno. Noi speriamo insieme di poter portare avanti questo progetto, soprattutto di metterci a disposizione della città di San Benedetto del Tronto, anche perché la politica non è quella facile, come si può evince magari qualche cosa sui giornali, ma quella fatta sul territorio. Noi cercheremo di portare avanti soprattutto le istanze dei cittadini. Che ruolo avrà il nuovo polo all'interno del nuovo Consiglio Comunale? Ma sicuramente saremo quelli che faranno da sentinella su quello che accadrà all'interno del Consiglio Comunale e soprattutto cercheremo di dare una mano a chi vorrà fare progetti concreti su San Benedetto del Tronto. Non penso che questa città abbia più bisogno di progetti in qualche modo faraonici, di progetti magari che non avranno mai la luce, abbiamo bisogno di realizzare delle cose concrete. Io ho iniziato la mia campagna dicendo strade, marciapiedi, continuare anche lavoro, occupazione, sviluppo, una casa per tutti. Parlando ancora di delusioni, stupisce il crollo del PDL. L'anno scorso alle regionali a San Benedetto totalizzò un 34%, oggi siamo 12 punti in meno rispetto a quel risultato. La sorprende anche questo dato? Ma io non sono un grande osservatore politico, posso dire che magari può essere stato anche influenzato dalla posizione di Berlusconi, dalla figura di Berlusconi. È un partito molto soggetto alla figura del suo leader, quindi in qualche modo purtroppo può esserci stato anche un giudizio negativo su San Benedetto, sull'operato del PDL a livello nazionale. C'è Grillo, questo 5% dei grillini? Io me lo aspettavo, perché comunque è un popolo di movimento, dove fa della passione politica forse è la cosa più vicina ai veri bisogni della città. Io ne condivido alcuni temi, secondo me sostanziali, quali l'ambiente, il rispetto dell'ambiente. Però io auspico un'alta politica che veda anche lo sviluppo e sinceramente spero che loro intendano il bene San Benedetto non solo da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico.